perché ragazzi, parliamoci chiaro, la Roma va completamente rifondata. Ci sono giocatori, bisogna fare delle scelte importanti, delle scelte che sono assolutamente fondamentali. E su questo non c'è ombra di dubbio. Ma di questo appunto ne parleremo nei prossimi giorni. Chi giocatori da tenere, giocatori da quei pochi giocatori a mio giudizio da tenere e quei tanti giocatori da mandare via. Però soprattutto all'inizio vanno fatte queste scelte importanti. Ci vuole una persona chiara. Cioè, per intenderci, la figura di Baldini, uomo di calcio che conosceva l'ambiente, ci poteva anche stare. Nella Roma di Pallotta ci poteva anche stare una figura come Baldini, però non poteva chiaramente starsene lontano. Deve stare dentro, deve vivere la società al suo interno, deve vivere l'ambiente al suo interno. Va bene, dai, siamo in chiusura ragazzi, come primo giorno le cose sono state dette tante, ne abbiamo dette veramente veramente molte. Ho parlato per più di un'ora e penso che per il momento può bastare, tanto abbiamo tanti giorni da passare insieme, tanti argomenti da dire. Domani andremo a parlare chiaramente di altro, per cui non vi preoccupate, ci saremo qua come sempre, soliti microfono, solita ora. Mi raccomando, seguite il sito, che soprattutto è molto importante, dove diamo le notizie, eccetera eccetera. Io per il momento così vi auguro una buona giornata. Siamo così, periodo di ferie un po' per tutti. Io mi sa che quest'anno le ferie me lo posso scordare sinceramente, perché sono giorni frenetici per noi in questo periodo, quindi difficilmente penso che così mi potrò godere dei giorni di ferie, soprattutto con la situazione in casa che ho, almeno fino a quando non si finisce anche poi la parte burocratica, no? Sistemare i danni, eccetera eccetera. Va bene, noi ci sentiamo domani, ripeto, abbiamo tanto da cui parlare. Vi chiedo scusa se c'è stato qualche problemuccio tecnico, vi chiedo scusa se alle volte non so se, speriamo che l'audio sia ottimo, che la mia voce vi giunga forte e chiara. Ho comprato un nuovo microfono, ho messo appunto un nuovo microfono nella mia macchinina, quindi spero e mi auguro che si senta bene, che la mia voce vi giunga forte e chiara e che sia tutto quanto in ordine. Per il momento vi do un abbraccio fortissimo a tutti i miei ascoltatori, un bacio come sempre alle mie ascoltatrici. Noi ci sentiamo domani, ci lasciamo con una bella canzone, una bella canzone delle nostre, un vecchio classico, un super classico che mi manda a Marco, e noi ci sentiamo appunto domani. Fate i bravi, mi raccomando, fate i bravi quando siete in giro, occhio, mi raccomando, attenzione, seguite le regole, tenete la distanza, mettete la mascherina quando è necessario. Stanno aumentando di nuovo i contagi, quindi mi raccomando, in campana ragazzi, in campana, anche in questa fase, anche se fa molto caldo, anche se siamo in vacanza e i pensieri vanno da altre parti, ricordatevelo sempre ragazzi, tenete la distanza tra le persone. Va bene, un abbraccio a tutti, ci lasciamo con questa bella canzone e noi ci sentiamo appunto domani. Ciao! Se vuoi sapere il segreto riguardo sta città, c'è una parola antica che tutto può cambiare se dice dai. E allora dai. Contro ogni tabù è come una gomma, come un passepartout, se dice dai, da nord a sud, allora dai, Napoli, Berlino, New York, allora dai, pure a Bizzettaro, Perù, e dico dai, a rete unificata in TV, e dico dai, su. Questa vita che vola, niente più me consola, non ce la faccio più. Cos'è che t'aiuta andare avanti?
quello che arriva. Ma se c'hai dubbi intanto dai, yeah. Allora dai, yeah. Qua non c'è più niente da dire, comunque dai, yeah. Qua non c'è più niente da fa, tu sarai, dai, yeah. Quando devi farti sentire più forte, dai, yeah. Su. Non c'è cosa più bella quando cade la stella e la vedi anche tu. Ma che cos'è che t'aiuta davanti? Cos'è che ti spinge in salita, ti frena in discesa e ti porta da me? Ma che cos'è che ti salva? Cos'è ogni santa mattina che accetti la sfida e ricominci da te? Siamo metade.